Buon pomeriggio ragazzi, scusi. Ok, dovevo iniziare prima, raga. Però ora vi racconto. Ciao Vici, ciao Gallina, ciao Botto, ciao Alan, Botto Serializer, ciao Cesar, ciao Doc. Ciao ragazzi. E allora, po' di notizie. Punto primo, oggi si inizia un po' prima. Volevo iniziare un po' da prima, ma non ho potuto, vi racconto anche il motivo. Si inizia prima perché devo andare in ufficio oggi pomeriggio, quindi devo prendere l'autobus delle 3, quindi almeno alle 3 meno un quarto devo tassativamente chiudere questa live. E poi devo vestirmi e scappare alla fermata. Punto primo. Punto secondo. Un bel niente, No, questo deve Cesar, essere punto aperto. Come si è secondo. inventato il nostro paese 200 anni fa? Ho iniziato un po' tardi rispetto a quanto volevo iniziare perché mentre stavo preparando per andare in live, suona il telefono ed è all'ospedale in quanto mia madre lunedì si opera, quanto sembra avrà la seconda operazione agli occhi. Quindi è stato un via vai di fai fotocopie di carta d'identità, fotocopie tessera sanitaria, invia questo, scrivere cose che si devono andare dal medico. Infatti io tecnicamente finito d'ufficio, devo scappare dal medico a fargli fare le ricette, deve averle entro venerdì, quindi io almeno così mia madre si toglie il pensiero, perché già gli stavo dando fastidio l'occhio operato, perché il primo occhio era pulitissimo, il secondo no, deve stare senza occhiali, capite? Per chi porta gli occhiali lo può capire che se hai un occhio che ci vede benissimo senza occhiali e l'altro no, sta male. In questi giorni è stato un po' scoraggiato perché dice qui non mi chiamano, io sto occhio che ci vedo bene, l'altro non ci vedo senza occhiali, eccetera, eccetera. Quindi lunedì probabilmente non so se ci sarà live, questo poi vedremo, magari me lo prendo proprio io libero o comunque riesco a farla come l'ho fatta alla fine l'altra volta. Se vi ricordate, e tanto era pure lunedì l'altra volta, il mese scorso quando si è operata, perché sarò da solo in casa, devo fare tutto. Vabbè, questo poi ne parliamo, signori. Quindi detto questo, signori, grazie Witch. Però, dai, la prima volta l'ha fatto ed eravamo preoccupati, cioè quando si è operata il mese scorso. Adesso deve fare la stessa operazione e siamo più tranquilli, perché lei stessa sa come va adesso. Noi stessi abbiamo visto che la prima è riuscita perfettamente, quindi la seconda che è l'occhio tecnicamente più migliore rispetto a quello che aveva, che quello che sopra aveva problemi ben più seri, tipo a cristallino caduto da più di 10 anni, una specie di farfalla che cammina davanti all'occhio, e quindi cioè quello era un po' più complesso, questo è più facile, dovrebbe andare tutto bene. Detto questo, non sono qui a parlare delle disavventure della mia famiglia, ma siamo a Paper Mario oggi. Mi spiace comunque non poterla portare avanti troppo oggi, quindi va bene. Intanto poi venerdì ne riparliamo. Invece vi ricordo che questa sera ci sono i controlemme. Abbiamo già deciso pure il gioco, però non vi diciamo nulla. Poi seguite Instagram dove pubblicare le robe. Andiamo a giocare. Ah, ma ora voce è finito. Effettivamente dovrei disinstallarlo adesso. Paper Mario. Cosa gallina? Perché abbiamo. No, ma con i conti stiamo usando un sistema per capire, per organizzarci molto prima. Anche per spammarci un po' più che altro. Oh, quante live sono di Paper Mario? 13. Non ho mai preso sta cazzo di musica per poterla mettere come pre-live. Incredibile. Quante live sono? No! Questa è la 16ª live. Ma tecnicamente. Ciao Luke! Allora ragazzi, vi ricordate che dovevo andare a farmare? Fatemi farmare, lo so. Non l'ho giocato perché io mi sto infognando su Crash Bandicoot però. Quindi torniamo un minuto al Borgo Toad. Ci sarà il tubo anche là, eh. Però non so come si evolve la situazione. No, non dovremmo cambiarlo tecnicamente. Quanto lungo per arrivare al tubo? Dov'era poi il tubo di. Per tornare là al borgo? Perché mi ricordo che l'ho sbloccato. Madonna, il castello di Bowser. Tutto storto, beve. Tutto storto come crosta quando beve. Tra l'altro lì. Allora, lì c'è sta cosa, ragazzi, non so come arrivarci. Sarà qualcosa per salire lì, no?
Cioè, c'è sto forziere qua. Vediamo se è così. Ci sarà qualche strada qua, vediamo. No, vabbè, vedremo. Perché c'erano tutti questi qua? Non voglio saperlo. Ah, il tubo, ti prego, tubo, dove sei? Ah, ma forse possiamo tranquillamente stare qua. Esatto. Ma questo serve effettivamente. Oddio, non tanto. Ne prendiamo due di ognuno. No, sai cosa mi servirebbe? Il pau. Però... $17.300, tu sei un pazzo da regalo. Ciao. Tubo? Non mi ricordo più dove è il tubo, raga. Cioè, dove l'abbiamo beccato il tubo che mi... Molto incazzato quel Todd, non lo so che gli abbiamo fatto. Dovrebbe essere più o meno... Ah, sì, mi ricordo dove. Ciao, Evil! No, sto sbagliando... vabbè. Tutto bene, Evil, te come stai? Oggi ho montato un po' di decorazioni natalizie, lo sapete come sto... Sono in fase natalizia. Ho già tutti i balconi di qui addobbati. C'è qualcosa adesso. Che giro lungo per arrivare a Borgo Todd, eh? Però mi serve. Poi magari sapete che succede adesso. Appena partiamo ci sarà il tubo numero 6. E lì mi incazzo tantissimo. Il tubo è qua. Potremmo farlo più vicino. Come stai, Evil? Come stai, bello? Ok. Tutto bene, sto aspettando la data di un esame che non so se devo fare prima di novembre. Speriamo in bene, Evil. Soprattutto visto come sta andando la situazione. Buone te, Witch. Io lo prendo la mattina. Per colazione. Ma solo semplicemente te a bere. Cioè, senza... Tanto lo faccio con le fette... I puccio le fette biscottate. Tu, bello, Evil. C'avevo la scheda di... equipaggiata, vero? Sì, ovviamente. Allora, io voglio dei pau. Visto che prima... ci serviva per il boss di prima. Però penso ci serva un po' per qualsiasi cosa. Sì, le fettine panate. Ne prendo 5, tanto... Costa poco. Ma come non ho abbastanza spazio? Ah, se voglio, se posso prendere 3. Oh, ok. E poi 4, 5. Ah, il massimo è di 3 pau, ok. Alan? Eh? Alan? Cos'è questa volgarità? Non dovrei sprecare tutte le monete qua, lo so però. E allora, martello vistoso, martello più forte, martello stando, martello più... E infligge danni enormi, ce ne abbiamo 5. 5, scappe lucenti in ferro, scappe vistose in ferro. Vabbè, questo lo prendiamo. Mollica? Questa arriva e sticca? Molly? Questo... Sta che non sta calma, Molly. Qua mancano robe però ancora, eh. Ok, coda ce l'abbiamo. L'abbiamo tutto, va bene. Basta così, ce ne possiamo. Guarda, me la prendo, magari posso aprire. Tutto bene, Molly, te come stai oggi? Spero bene. Ok. Ma dai, la testa sconto. Ovo! Scontate il 50%. Va bene, Todd. Ok, già equipaggiato. Va bene, non ci serve più però. Tiriamo avanti, dai, anche come me, dai. Evviva la giornata.
Adesso si va, ragazzi. Abbiamo perso questi 10 minutini così. Adesso andiamo dritti verso il boss finale. No. Mi spiace che sta finendo sta serie, sapete? Perché mi piace. No, guarda, vabbè, il museo c'è soltanto la stanza con le statuette, queste cose così, quindi l'ho visto, ma non ci vado più. Sì, la gappa a bocchino, sì, Alan, sì. Chi sono io per mettere in dubbio la veridicità della gappa a bocchino, Alan? Poi ve lo faccio. Appena finiamo il gioco, fammelo ricordare. Quando lo finiamo il gioco, che te lo faccio vedere. Il museo. Quando si suona col bocchino e... Scusi, non bene, Evil, io non Evil, Witch, non è colpa mia, segnalalo. Che palla di pompa e bocchino... Non si può dire! Bambini, non ascoltate le nostre discorse. Brava, Witch, hai capito tutto. Chi è? Aspetta, che succede? Cosa hanno spedito? Ma mi è arrivata la mail adesso del fatto che mi hanno spedito un qualcosa che già so? Scusami. No. Aspetta. Perché mi è arrivata di nuovo sta cosa? Cosa mi sto perdendo? Scusate, ragazzi, ho ordinato qualcosa che non sapevo. No, ma perché mi... Vabbè. Va bene. Impazzito Amazon, manda tre volte la mail. Sono cagato, ho detto, ma io ieri ho comprato una cosa, ieri sera. E già era stato spedito io. Sì, Luigi. Si parte, ragazzi. Andiamo. Pronto a partire, sì. Secondo me succederà qualcosa prima di arrivare al castello. Aprite tutti bene le orecchie. Avviare i motori. Avviare i motori. Avviare i motori. Va bene. Bello. Avviare i motori. Avviare i motori. Guarda l'ancora di cartone. Bellissimo. Posso dire veramente uno dei giochi molto belli. Uno dei giochi più belli che ho giocato sulla Switch. Super Mario. Veramente. Sabotaggio. Già avrei scommesso, ripeto, un soldo bucato. Ma quelli non vale, quelli volano da so. Rotta verso la cima del vulcano. Avanti tutta, vai. Non posso, ho un po' di fastidio alla gola, quindi non. Wow, che scena epica, tra l'altro. No, poveretto, lasciamolo così. Fortissimo! È incredibile come questa pesante nave sia in grado di volare. Ne fate voi una ragione. Io mi devo sforzare per fruttare a mezz'aria e questa nave è enorme. Ti sa dice proprio Bowser. Sono contento che ti piaccia. Mi hanno detto che è il veicolo più potente e meno efficiente. Scusami. Come vuol dire? Ti mostrai qualche dettaglio, ma siamo quasi arrivati. Questo bolide non può andare più veloce. Veloce. Che succede? Nemici in vista alle 12, minchia. Che cazzo è? Ok. Ma i cannoni si caricano dalla poppa di quello? Gli aeroplanini di carta.
Va bene. Sto rimanendo un po' interdetto. Ah, ok. Sta sparando un pallotto di birra. Guarda Bowser Jr. Bravissimo, Kame. Assolutamente sì, Luis. È stato facilissimo, non ci hanno fatto un graffio. Signori, ce ne sono altri. Ossia? Ah, vuoi vedere che tocca a me adesso? Non sanno mai quando è il caso di smetterla queste. Mario, vuoi renderti utile per una volta? Scusami. Ma vuoi tacca male, voi? Ah, sparo io? Come vedi al momento non posso azionare questo super cannone. Mi devi aiutare tu. Che ti piaccia o no? Ora ci sono due modi di usare questo affare. Vuoi usare i comandi di movimento o lo stick sinistro? Oddio, comando di movimento è... No, proviamo con lo stick sinistro, non so cosa... No, forse comando di movimento è meglio. Proviamo comando di movimento. Vediamo, ecco come funziona. Inclina per mirare, premi A per fare fuoco, sì. Sì, sì, scusami, non apre il menu. Vabbè. Molto da prendere. Ciao, Lieza. Ancora tu hai. Scusami, come stai, Liezo? Ah, te, si muovono. Oddio. Non è facile. Bene, bene, Lieza. Sono contento, almeno. Visto com'è la situazione, specialmente da voi, oggi ho sentito... ALTG! No, stica! Vabbè, mi passi... Non è facile con questo, Non è facile, effettivamente, col... muoversi... Maestro, adesso, non esageriamo, Non esageriamo, Poveri Bobby. Secondo me sì. Perché... Vita. Ma cosa ti do... Ti sparo. Non ti ho colpito! Ok. Fusse! Prego. Va bene, ne ho 5. Va bene. Sì. Scusatemi se non vi sto un po' cagando, però. Capite che qua la prendo, però. Bowser! Grazie. Ladro! 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 No, aspetta. Ha una sensibilità della minchia. Che sto muovendo con i Joy-Con. Ciao, Crostamu. Let Andrea, cioè, non lo so. Con R resetto. Ok. Porca puttana, quanto è grosso. Va bene, Witch. Tanto c'è Sisa che va da voi. Avevo letto porco qualcosa, invece era padroncino, scusa. Com'è, Crosta?
Quanto lontano, non so più muovere il caos. Raga, mi si è sballato l'ambaradanno qua. Raga, non mi si muove più. Troppo casino, troppo. Cazzo, oh, ma se giro di qua, vai di qua, non hai a cazzo. Sta iniziando a non rispondere ai comandi, sto qua. No. Niente, no, è rimasto bloccato a sinistra, dai. Non va tanto bene sto coso ogni tanto, eh. No, a un certo punto lui è come se... Ha bisogno di un reset della... infatti c'è scritto reset. Ok. Hai visto? Si è sballato, ho sballato i cosi del gioco. Madonna. Vedete il velero volante del mio papà? Sì, bravo, effettivamente è bello. Mi sono cagato io, Witch, cioè... Non si... Direi che Mario si è cavato egregiamente. Sì, grazie, almeno un po' di... meriti. Ah, vabbè, è vero, figurati. Ben fatto Mario, sei un eroe. E anche l'espressione di quei Bobby è stata eccezionale. Non è Bobby, vabbè. Ciao Luco, stasera, buon lavoro. Ok, ok, ora non esagerare. Veniamo volante, ha fatto il grosso del lavoro. Sì. Castello di Peach in vista. Vai. Poveri Bobby mollati per la parte. Devo andare a bere un po' d'acqua. Nemico, come nemico babordo? Che cazzo? Ma... Dove è spuntata questa? Ma cadiamo tutti? No. Cado tanti ne... Guarda, non mi fa cadere là. Aia, che male. E mo? Cratere sauna. Cratere sauna, vabbè. Beh, dopo tutto quello che abbiamo passato, ci siamo pure schiantati. Ma Bowser, non è nemmeno qui? Mille di bobignodo. Uffa! Papà andrà su tutte le furie quando lo saprà. Paga già una fortuna di assicurazione. Vabbè. Eravamo un passo dal castello di Peach, dovremmo essere ancora nelle vicinanze. Esatto, siamo cadute. Fa caldo. Beh! Ok. E mo? No... C'è una spiegazione più semplice. Abbiamo mancato il castello di Peach e ci siamo schiantati nel vulcano. Ciao Lilium! Ah, Bowser c'è. Ah, Bowser è rimasto là. Che bello il vulcano fatto di carta. Ah, il fuoco. Non preoccupate della nave, tanto lo saprete che ne costruirò un'altra. Salite qua su, voglio mostrarvi una cosa. Come salgo? Piegato. No, no, vai tranquillo. Come stai, Lilium? Tutto bene oggi? Pare che dovrebbe andare a piedi, esatto. Salvataggio. Non è stato costruito, Witch, è stato sradicato dal Borgo Toad. Ed è stato portato lì su dal boss. Da come si chiama? Dal fratello di Olivia. Sì, no, vedi, giustamente. Le accetto.
Ok. No, non voglio... Non mi ricordo se si chiama Oliver. Ah, dobbiamo fare così. Aia. Minchia. Ho sbagliato salto. Ma dici, va bene. Un po' brutale è stato. Ok, ho testato la lava. Quant'è questo? È il secondo game over che vediamo in 15 live, no? Vediamo se spingendo... Spingo Oliva nella lava. No, non... lo so, ho sbagliato il salto io, Alan, tutto qua. E mo? Scusami. No, Bowser, scusa. Sono sbagliato! Non dovevo... sbagliato, non dovevo. È andato troppo, volevo provare a colpire se c'è un blocco nascosto. Non hai dormito un cazzo una minchia, Galea, mi spiace. Io credo che oggi devo chiudere un po' presto. O lo finiamo venerdì, o comunque sicuro questa settimana prossima lo finiamo. Il problema è che al momento non ho serie da... Cioè, ho una mezza serie da iniziare, quindi vedremo. Vedremo cosa fare. Domani c'è Crash Bandicoot di nuovo. Dobbiamo... Facciamo i livelli... Livelli che non ho... Finito. Non ho giocato. Raga, non so dove andare io. Sì, sono cercato, sì, probabile. Allora, se io sono qua... Non posso saltare. O non vedo veramente io. Ah, oh! Cazzo! Hai ragione. Non lo... Hai ragione. Cazzo. Ok. C'è pure... È spuntato un blocco salvata... scusate, Ok, si dobbiamo salire da su. Perfetto. Ah, è proprio bucato il coso, ok. Piovolo Goomba! Delle bombe. Ti cago, va bene. Ce ne andiamo. Scappare, tipo. Esatto. Esatto. Non sto tornando indietro, voglio salvare. Via. Oddio. Ok, riesco ad evitarlo, ok? C'è bisogno. Mamma mia. Scappo! Scappa! Kamek! Ma... Ok. Che sta facendo? Sì, no, Cross è aggressivo sempre. Va bene. Grazie, Kamek. No, deve esplodere, ok. Devo portare... Ah! Ok. Ah, vabbè, fatto apposta. Vabbè. Kamek non ce la fa più. Che cosa è epica sta fine. Mini Bowser. E vabbè. Quindi restiamo da soli. Ma peccato. Vabbè. Boh, poveretto, dai. Ma è cambiata la visuale. Che succede a Bowser?
Ok. Ah, Bowser riesce comunque a fare... La strage di amici è stata. Credo che Bowser Jr. sono... Ok. Non voglio mettermi a dare lezioni di pedagogia, ma a volte bisogna lasciare che i ragazzi si prendano la loro responsabilità. Esatto. Voglio dare l'anello se disperto. E mo? Allora, guardate un po' qua. Il canale principale del mio violino è ancora intatto. Ok, dobbiamo quindi entrarci. Ok. Ok. Allora, che me lo fa lui. Me lo faccio io, sarei caduto letteralmente. È già piatto, fete. Salvataggio, ok. Probabilmente abbiamo saltato qualcosa sotto. Non credo però. Cazzo di pitch. Tra l'altro. Ah, guarda, c'era il tubo lì. Ok, potevamo tornare. Che buco della. Ma noi non abbiamo la chiave per entrare. Ti è piaciuto questo pacchetto da Planet Express di Futurama? Dove fai? E nessuno dice mai che ho delle grandi idee. Bravo, Bowser. Io ti stimo, bravo. È incredibile come tu riesca a comandare tutti i tuoi scagnozzi usando solo la faccia. No, vabbè. Appena lo guardo, lo vedrai, vedrò. Facciamo un bel respiro profondo, dobbiamo fermare mio fratello e salvare la principessa Peach. Vai. Però facciamo così prima. Stacchiamo. E abbiamo tutti i tubi aperti. Quindi con questo si ritorna al Borgo Toad. Fatemi vedere una cosa. Allora, come armi abbiamo tutto equipaggiato. Mappa. Ok, a catena non c'era nulla ovviamente. Infatti è stato completato. Bene. Castello di Peach non ci sono né Toad né Strappi. Quindi praticamente abbiamo finito con i coriandoli. Non ci servono. Abbiamo dei tesori e dei blocchi. Va bene. Madonna quanto è stato lungo sto gioco. Quanto è stato lungo. Quanto è lungo. Quanto è stato forse non si dice. Ok, non c'è nulla. Entriamo. La chiave. Esatto. Ciao, Carla. Che non abbiamo questo, abbiamo tutte le chiavi. E arriva Luigi. Voglio sapere... Ma Luigi arriva con la macchina. Scusami. Che ladrata è questa? Che ladrata è questa? Guardacela là. Che tempismo, Luigi, sono molto felice che tu sia qui. Grandi... Sì? Ma è cretino, gliel'ho vista dietro la macchina. Ma è là, coglione! Eppure deve essere da qualche parte. Vabbè, stupido come... Va bene, sì, sì, sì. Gigino! La tiriamo, ho visto la chiave. Scemo di un Luigi, ce l'aveva appresso praticamente. Finalmente è proprio la chiave del castello di Peach, finalmente. Gigino di mare. Ci credo di toccartela così lenta. Da quanto tempo avevi questa cosa in freddo della mammita? Cretino. Tutte queste ricerche sono state inutili. No, vabbè, mi ha trovato alcune chiavi importanti. Infatti. E ora che ci hai portato la chiave giusta al momento giusto, perfetto. No, vabbè, Luigi è stupido. Solo Luigi Mansion 3 era, tra virgolette, bravo. Sono stato fortunato. No, Luigi è cretino, è evil. Hai sentito? È stata fortuna, quindi passo tutte queste... Ah, ok, dai, andiamo. Li salviamo così. Oh, quindi siamo una squadra di io, Luigi, Bowser e Olivia. Che effettivamente Luigi non ha più dove andare. Ta ta ta. Ok, qui praticamente abbiamo visto all'inizio del gioco. No, di nuovo, esatto. Abbiamo iniziato il gioco così. Tanto tutte cose accese. No, un castello è stato sradicato. Oddio. Di nuovo, come all'inizio del gioco. Ah, finalmente sei qui Mario. Sono felice. Davvero felice. Ci sono tanti buchi dove infilare delle cose. Sto arrivando. No! Idiota del cazzo. Minchia di Luigi della minchia.
Ah, ha voluto proprio farlo fuori Luigi. Ok. E se io invece vado di qua, che succede? Ah, ok, posso proprio chiudere. Un coglione Luigi. Ah, lì che volevi. Si apre però. Si apre. Probabilmente abbiamo saltato un pezzo, però vaffanculo. Voi siete tra i pochi fortunati ad essere stati invitati da Reolli in persona. Che culo di merda. Venite e godetevi lo spettacolo. Ok. E la finale. Ma che cosa bruttissima ho visto. Ma sono usciti fuori. Ma che cazzo? Musica della battaglia. Il castello di... Sì, è diventato Minecraft, ma è diventato il castello di Reolli. Castello origami. Sì, mio fratello è proprio determinato a trasformare tutto il mondo in un origami. Bellissima sta cosa. Esatto. Però mi sa tanto di finale proprio tantissimo. Cioè, nel senso. Infatti, vedi. Ma guarda, mi ha dato 1-1. Però secondo me se cadevamo giù forse ci faceva andare con Luigi da qualche parte. Vabbè. Amen. Come si fa a entrare, scusa? Scusami. Ah. Ok. Piastrella manforte. 2. Ok. Ti farà uscire la scala. Artimagni. Ok. Non c'è bisogno, ma comunque. Ma apri il posto. Ma! No, ti prego. Io che pensavo di togliermi dalle balle per sempre sta cosa. No, aspetta. No, aspetta, hanno sbagliato da questo. Sì, è tutto sbagliato. No. No, non è tutto sbagliato. Oddio. Giusto è. Infatti, perché sto facendo cagate? È perfettamente giusto. Sì, me ne sono accorto, raga. Tranquillo. Erano semplicemente due file da qua. Stavo complicando la vita inutilmente. Perché sapete perché? Perché ormai penso alla complicanza di questa cosa. Cioè, ormai sono sempre convinto che è complesso, visto che quindi invece la cagata più semplice... Che ore sono? Le 2. Tutta la mezz'oretta, poi devo chiudere. E Mario, dove cazzo vai? Animale. Basta, vabbè. Branco di incapace. Ma dai! Ma come mi manca un giorno alla pensione? Per favore riciclatemi! Veramente!
Benvenuto a Castello Origami, Mario. Sei tornato, fratello. Trasformare il castello di Peach in questo tuo castello origami è troppo. Se continui così io, cosa? Sì, Goomba vanno in pensiero. Oh, mia cara Olivia, se solo possedesse mia saggezza, se solo condividesse mia visione del regno degli origami, trasformare il castello di Peach in origami è solo l'inizio, te lo assicuro. Mario, ho ripiegato questo castello a mia immagine e somiglianza. Spero vivamente che tu l'apprezzi. Tanto c'ho un mal di gola io, bene. Caspita. Ah, ho capito. Ok, ho avuto troppa premura. 100! Ok. Che è successo? Ma no, perché sono caduto? Non era una sponda, quindi, ok. Pensavo che c'era di qua, di là, di là, di là. Ok, invece devo correre direttamente alla seconda in fondo. Piccolo fail, no? No, non mi fa fare di nuovo la lotta. No, vabbè. Minchia, di nuovo la lotta con quelli. Va bene, tanto... dobbiamo rifare tutta la tiritera. Dai! Vabbè che saranno riposizionati come la prima, per carità. Con tutto ciò della one up, la one up non conta più. Non conta più la one up. Com'era questo? Vabbè. Vabbè, lo faccio lo sbolone, no? Tra l'altro ora faccio una cosa. Scusa Witch. Tra l'altro 195 non credo sia il massimo della vita che posso raccogliere. Ora facciamo questo. Salviamo, così evitiamo sto pezzo. Così se ripartiamo evitiamo sta lotta. Ora saltiamo il discorso ovviamente. Credo che possiamo saltarlo. Come fatto? Ok. È effettivamente una sfonda, però. Ok, ho capito. Fammelo. Lui si gira. Ho sbagliato. Ah, ok, io devo aspettare, girare... aspetta. Non vede. Ok. No, no, non è... Allora, lui gira e rigira. Devo capirlo, effettivamente, un attimo. No, non mi conviene nemmeno usare il fungo per ritornare... per farmi tornare alla vita. Devi aspettare che non guardi. E fin lì l'avevo capito. Aspettando che lui non, che non guarda. Però da altre due parti non ha. Sì, deve essere dalla parte già. Cazzo, sì, l'ho capito.
Devo proprio aspettare che lui si giri di spalle, perché di lato mi vede. No! Pensavo si girasse. Bowser! Beh, era caduto Bowser. Allora lui si gira di qua. Ora lui gira di là. E gira di qua. Bella la musica. Ok, l'avevo capito. Scusate, era capire effettivamente come andava a funzionare la barata. No, aspetta. Se faccio così... Sto facendo un test. Oh! Strano che sia riuscito. Bella la musica della fase finale. Arti magni di nuovo. Io spero comunque dei blocchi di salvataggio, perché la cosa brutta, sapete cos'è? Che io tra poco devo andare, quindi non potremo fare la fase finale. Qui cosa c'è? Cosa c'è qui? Ah. Hai visto? Ci sono dei blocchi. Guarda come fluttuano. Ah no, sempre tirare. Quante monete? Lado. Ok, 3 ne butta. 1, 2, 3. Però perché io non riesco ancora a... Perché devi farmi lottare contro di loro? Ok, non si stanno rompendo, vaffanculo. Ce li abbiamo tanto. Va bene. Torniamo a 40.000. Ah, il cazzo di Luigi era qua. Carte 113, tra l'altro, ok. Abbiamo tante scarpe, non mi servono più. Scarpe mitiche, scarpe mitiche in ferro, che effettivamente non ho più scarpe mitiche in ferro io. Quindi devo tenerle, ho soltanto scarpe mitiche. Non ci ho fatto caso a sta cosa. Questo è un grave errore, questo è... Questo è un grave errore. E allora...
Strano, eh. Cioè, nella cosa più difficile, nella cosa più facile, prima... Ma cosa? E allora, qui però utilizzerei io... Lo uso adesso, tanto abbiamo un bel po' di scarpe di sto genere. Ok. 892 monete. Non vedo un cavolo, va benissimo. No, devo tirare ogni volta. Prima tira e poi colpisce. Arti magni. Pum, pum, pum. Ma sa... Ah, sa! No! Sbagliato. Sa! Ok. Spero in un salvataggio da qualche parte, eh. Che se devo ripartire... Oh, grazie, signore, grazie. Grazie, almeno mi avete tutto. Ma siamo alla fine? Non ce la farò mai a finire. Cosa ne pensi di questo castello origami finora? Troppo facile. Non aggiungere altro, ho ricevuto il tuo feedback e provvederò a rapportare le modifiche necessarie. Grazie, Amazon. Sì, esatto. Ma... Ma... Ok. Ok. Ma... Ma è difficilissimo, insomma. Ah, sì, alzano. Ha aumentato... Ha ascoltato il nostro feedback. Questo cosa fa qua? Ah, ok. Cuore che non ci serve, quindi ce lo teniamo stretto però. Stai fermo, stai. Non fa così. Beh, però... proprio fino alla fine ci deve far fare ste lotte. Cioè, niente da fare. Cioè, vabbè che sono semplici. Non parlo però. Lanciamo il martello, vediamo. Lancia il martello! Vediamo cosa si fa danno. Sì! Così risparmiamo le scarpe. Cioè si è danneggiato, vabbè. Bene. 873. Io credo comunque lo finiamo venerdì, ragazzi. Credo che venerdì riusciamo a finirlo tranquillamente. E quindi devo pensare alla prossima settimana del 9-7. Ma sei un figlio della bagascia, sei! C'era bisogno mai nella vita. Ora mi curo, lo so, eh. Metto che c'è qualche cuore qua. Pallottolo Bill. Mo?
E beh, la fase finale ci sta. Sapete perché? Ladro di merda, perché qua c'è un cuore. Per questo non l'ho voluto. Non l'ho voluto prendere. Vabbè, mi ha fatto male. Ah. Va bene. Allora, lì sono in fila già. No. Intanto mi sono pure refullato di vita, per me. Se non lo uso adesso i soldi quando li uso? E magari, volo, magari. Ah, ma vedo che voi non vedete perché c'è la chat. C'era la barra di Streamlabs. Dovevo per forza farlo, ok. C'è l'Artomine. Sei un po' stronzo aver messo l'Artomine lì, però, eh. Che succede? Ah, ok. Ok, capito. C'è un qualcosa di grosso e lungo. C'ha bisogno? No, no. Madonna. Ok, arriviamo dall'altro Artomagno. Ok, da dove si fa? Madonna! Madonna! Cioè, vabbè. Ah, beh, fa tornare come era in origine il pezzo. Io sapete che vi dico, finiamo sto pezzo, appena c'è... Ma io quasi mi fermerei veramente qua. Ho paura. Tubo tubo. No, io devo andare. Oddio, sono e 20. Io non so quanto può mancare qua. Non credo già qui siamo da Reol. Artimagni di nuovo. Sei un figlio di una bagascia, sei! No! Ma che ladri! Ladri! Scusa, Baus. Questo tubo è fatto letteralmente di cartone. Vediamo come si comporta. Ok.
si gira lui. No, allora aspetta. Ah, ci ho provato. Ma che ha fatto? Mi sono distratto, cioè stavo leggendo la chat e mi sono mosso. Colpa mia. Ho letto la chat e mi sono mosso. Pensando di non toccare il pad, mamma mia. Ok. Abbiamo tanto. Ci sta. La manforte, culo. C'è posta per te. State capendo cosa sto facendo, eh? Salvataggio. Così non faccio. C'è il blocco là, mi serve. Per completismo mi serve. Se riesco a completare questa zona non lo farò più quando giocherò per i fatti miei. Tanto io ho l'autobus alle 3, io posso staccare massimo a meno 20. Quindi... Non c'ho voglia, Tutti i tondi che ho salvato servono a qualcosa, se mi refullo la vita. Sapete cosa c'è? Non ho equipaggiato un martello giusto, vabbè ce la facciamo comunque. Martello mitico! Fanculo. Quanta settimana? Vabbè, abbiamo speso 600 monete e 550, onesto. Tanto mai. Blocco. Guarda che ci sono tutte. Squadriglia degli aeroplani di carta. Quanto siamo? ...71% dei blocchi e 50% dei tesori. Ciao, Mollica. Buon pomeriggio a te, tanto dopo vado, non so se devo andare a lavorare in ufficio o voglio semplicemente aiuto per qualcosa, quindi non so. Quanto grossi quelli. Come faccio qua? Allora, loro sono in riga già, tranne questi che sono sballati. Che gira pure questo.
Ah, buon lavoro, Mollica. Stasera c'è. Stasera dei conto. Devo fare il post su Instagram. Lo faccio quando sono in ufficio. Mi ha dato un fungo e dei cuori. Bene. Allora, questi grossi, io ci vado di scarpe. No, ho detto questi grossi. Ci vado di scarpe mitiche. Queste dovrebbero bastare. Esatto. Sono indeciso se tornare indietro e salvare. Che succede? Il trofeo re dell'arena è tuo. Ammiralo al museo. No, guarda, sarà un po' da stupidi, però lo vado a fare. Non so se poi c'è di là un salvataggio, però. Magari a prevenire è meglio che curare, no? Per non fare di nuovo tutto sto ambaradan. Intervenendo nelle leggende, scrive. Un colpo di salvataggio fa sempre bene. Cosa ci aspetta di qua? Un caricamento. Una piastrella manforte. Quanto ego che ho lì, guarda là. Degli arti magni, e arti magni siano. E si va di qua e si ribalta. E si ribalta. L'abbiamo riportato dritto. Che braccia lunga, che cupa del cazzo. Bella musica. Ok, ce lo sono tolti dalle palle. Ne cade un altro. Com'è qua l'ambaradan? Un blocco. Un fungo. Ok. Dobbiamo per forza salire qua. No, guarda qua. Sapevo. No, sapevo, cioè, ho visto il quadrato. Scusami, ah ecco, qua c'è questo, ok. Artimagni. Pipipipi. Dove? Qua? Ok. Ah. Che succede? Come se si spegne una specie di occhio. Qua. No, questo. Ah, no, ho capito. Aspetta. Sì. Qui non fa nulla. Aspetta. No. Sto provando a caso però, eh. Io devo creare un passaggio. No, vabbè, vai. Se colpisco questo, apre questo. Però se io faccio così, colpisco questo,
Ok. 3 e 4. Ok. Bel tabocchetto, bel bel coso. Quanti trofei qua? Nanella multivolta, quella che abbiamo visto nell'atto. È diventato Catelle senza che io lo sapessi. Quanto è grande sto castello? Ok, ragazzi, io mi fermo qua. Io a questo punto mi fermo qua. Perché credo che siamo... Non so se c'è... No, Costantino non c'è più. Credo che ormai siamo a metà del castello. E quindi io direi che mi blocco così. Mi spiace aver fatto una live breve. Però tra un quarto d'ora devo letteralmente staccare. E ho paura che possa succedere qualcosa che in un quarto d'ora non riesco a... a fare. Vado a sbrigarmi queste cose. Devo andare in ufficio, devo andare dal medico per mia madre, quindi vedo di sbrigarmi tutto oggi e essere libero. E sapete una cosa, io non so non so se continuarlo già domani Paper Mario anziché aspettare venerdì. Vediamo, ora parlo con Crostantin, che lui l'ha finito. Se Crosta mi dice ti basta una live per finirlo, e allora lo lasciamo al venerdì, lo finiamo venerdì. Se mi dice ci vogliono ancora un po', ci vogliono due live, allora lo facciamo sia domani che venerdì, così lo finiamo questa settimana. Così vedo di prossima settimana di studiare un po' una nuova schedule, cioè con dei trovarvi dei giochi nuovi da fare, tra cui, ti ripeto, c'è Super Mario Galaxy, quindi probabilmente faremo quello lì. Proveremo Super Mario 3D All Star, giocheremo. Quindi ci devo lavorare. Vedremo stasera, poi quando lo sento qui con il conto glielo chiedo. Ragazzi, io vi ringrazio per avermi seguito in questa breve live. Ma vi sto pure abituando a fare live un po' lunghe. Io vi auguro un buon pomeriggio. Vi ricordo che ci sono i Control M questa sera, mi raccomando, alle ore 21:30. Fatemi vedere se c'è qualcuno per un ride. Grazie a voi per esserci state, ragazzi. Ma per... Non grazie a me. Ok, l'unico dove vi posso portare per ora, ragazzi. Mi porto dal capo. Grazie a voi per esserci state. Scusate se non vi guardo, perché ripeto, la webcam è qua e il monitor c'è qua. Quindi sto facendo questo. Grazie a voi per esserci stati. Vi ricordo i Control M, Luca alle 19, Control M alle 21:30 e Crostantin alle 22:30. Questo è il programma di oggi. Vi porto da Liesa, facciamo questo bel ride, salutatemelo. A stasera, ciao.